Bonnie, fammi dormire ancora un po'. È ora di andare a scuola. No, oggi non ci vado. Lo sai, Bunny, che non dormirai mai più con me? Mi svegli sempre, tutti i giorni e mi mordi anche. Ok, oggi non ti porterò a fare la passeggiata, Bunny, e non andrò a scuola. Che cos'è? Diana, vado a fare la manicure, torno in serata, porta Dana a scuola e compra del cibo. Cibo sano. Perché io non volevo andare a scuola oggi? Dana, svegliati! Mamma ha detto che devo portarti a scuola. Dana, svegliati! Diana, ieri hai detto che non andrai a scuola, quindi anch'io non andrò a scuola. No, Dana, in realtà ho dei problemi a scuola e anche Simone mi ha tradito. Ecco perché non ci voglio andare. Ma che ci vado a fare? Nessuno mi parla, tutti mi ignorano. Ascolta, Dana, devi alzarti. Dobbiamo andare a scuola, avanti, alzati. Se no, ti butto giù. E se ti dicessi di no? Allora chiamerò la mamma e le dirò che vuoi saltare la scuola, lo faccio. Ok, Diana, ci vado. Ma anche tu ci andrai. A quanto pare oggi dovrò andarci per forza. Fantastico, preparati. Il suo ragazzo l'ha lasciata, è un problema suo, io che c'entro, perché se la prende con me? Ice, portaci qualcosa di speciale. Io vorrei un po' di torta. Niente torta, un cocktail. Bene, due cocktail. Verde! Ciao, amica mia. Carina, controllati, per favore. Aspetta, perché Bruno è seduto lì? Ciao, perché noi, sai? Usciamo insieme ora. Io e Bruno siamo la coppia più cool. Verde, perché non me l'hai detto? Carina, perché non ti siedi da un'altra parte? Qui non c'entri, non capisci? Cosa? Quindi, visto che ora è un ragazzo, non hai più bisogno di me? Beh, Carina, questa è una relazione a due, quindi ecco. Vattene, tesoro. Beh, Verde, non me lo aspettavo da te. Quando ti lascerà non venire a piangere da me? Max, posso sedermi vicino a te? Non mi interessa, siamo rimasti in pochi e dobbiamo restare uniti. Beh, studenti, vi piace sentirvi speciali? Non rilassatevi troppo, sarete cacciati proprio come loro. Non ho più ordini col fatto che se n'è andata a metà scuola. Sono rimasti solo i più avidi. Ice, se non ti piace qui, sai dove è la porta. Non ti tratteniamo. Giada, perché Diana non c'è? La chiamo. Ice, prendiamo due caffè. Ice, porta prima il nostro ordine, siamo affamati. Credo di sapere perché Diana non ci ha buttato fuori. Perché ti ama? Esatto, ma è troppo timida per dirmelo. Hai proprio ragione, Diana è molto timida. Ecco a voi, ragazze, lasciatemi anche una mancia, per favore. Diana non risponde. Che diavolo stai facendo? Siamo stati i primi a ordinare, cavolo. Ovvio, le sta adulando perché sono loro adesso che comandano. Siete gentiluomini, ragazzi, adesso porterò anche il vostro ordine. Ragazzi, forza! Shh. Avete imparato bene il discorso che faremo a Diana? Sì, professore. Certo, professore. Non capisco quale discorso. Nessuno mi ha cacciata. Di che state parlando, insegnante? Ma stai un po' zitta. Diana ha detto che le rane devono andarsene e prima di tutto dovrai andartene tu perché sei la capitana. Cosa? Sì, Eva ha detto rane. Tutte le rane devono andare via. L'ha detto Giada. Ehi, Patrick, dov'è Giorgia? Non tornerà più a scuola? Sua madre l'ha punita per essere stata cacciata da scuola. Ehi, fate silenzio. Sto cercando di ricordare le mie battute. Ok, Diana, perdonami, per favore. Non dirò più nulla di male. Ok, cuculo, ci comporteremo bene. Non dirò più nulla di male, proprio così. Ricordi le battute? Sì, Zenia. Diana, perdonaci, per favore. Abbiamo anche un nuovo motto. Diana è il nostro capitano. Silenzio, Diana è la ragazzi, migliore. Lasciatemi ricordare le mie battute, altrimenti rimarrò senza iPhone. Non mi piace questa idea. Io sono il capitano delle rane, non voglio scusarmi con lei. Sono stata assente per un giorno. Che è successo qui? Diana, perdonami, mi sono sbagliato. Però ho risolto delle cose, sai? Non ti crediamo. Che state facendo? Siete stati cacciati dalla scuola. Ma non siamo qui per voi, noi siamo qui per... Diana! E parleremo solamente con lei, capito? Indovinate un po', Diana oggi non c'è, ecco perché dovete parlare con noi. Ma noi non siamo disposte a parlare con voi, ecco perché ve ne dovete andare. Laila e Giada, ricordate che sono un insegnante e non potete parlarmi così, va bene? Diana! 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 Non hanno capito niente! Che cosa sta succedendo qui nel corridoio? Beh, sapete,
Vogliamo scusarci con Diana e tornare in questa scuola. Ragazzi, noi vogliamo che se ne vadano subito, invece. Le avete sentite, ragazzi? Vogliono che ve ne andiate. E direi che è giunto il momento di andarvene. Forza, andatevene. Ehi, banda di pretenziose, non sono stata cacciata, quindi io me ne vado al bar. Ciao, ciao. Aspetta, le rane non studiano più in questa scuola. Dobbiamo parlare con Diana, ragazzi, è inutile parlare con loro. La chiamo subito, va bene? Adesso la chiamo. Oh, chiamatela pure, tanto non risponde. Lei è così ingenuo, professore. Non funzionerà davvero, non ci lasceranno venire a scuola. Penso che non torneremo più qui. Giorgia, meno male che non sei venuta a scuola, non ci fanno entrare. Ti prego, fai una preghiera per noi. Mia madre ha detto che se non rientro in questa scuola non mi lascerà più tornare a casa. Mary, anche la mia. Non capisco. Perché siete tutti qui, eh? Ecco, Diana. Ora ve ne andrete tutti. Diana, dobbiamo parlarti. Ragazzi, vi ho detto già tutto ieri. Non parleremo di nuovo. Quindi, per favore, voi andate. Però ascolterò quello che vuole dire il professor Mike. Beh, ragazzi, forse dovreste andarvene. Devo parlare con Diana, da solo è meglio. Beh, adesso abbiamo capito che cosa ti porta a fare un prestito. Te l'avevo detto che chiedere un prestito per un telefono era una pessima idea. Ok, non lo farò, va bene. Forza, ragazzi, andatevene, devo parlare con Diana. Certo, professore, prego. È una pessima idea. Ragazzi, avete sentito? Dovete andarvene, parlerà solo con lui. Cosa? Tranquilli, torneremo tutti. Io non sono nemmeno stata cacciata, però perché col professore ci parla e con noi no? Perché è un'insegnante, l'ha chiamata traditrice, ma non stava parlando male di lei. Ragazze, state zitte, smettetela. Sì, dobbiamo essere oneste, tutte noi la odiamo. Beh, forse tu la odi, ma io la amo tantissimo, tantissimo la amo, non come voi. Cosa dici? La amo io, tu la odi, io la amo davvero, la amo tantissimo. Ragazze, state parlando sul serio, nessuno tra di voi è sincero. La ascoltiamo, professor Mike. Ragazze... Diana, voglio parlare da sola col professore, d'accordo? D'accordo. Come è arrivato qui? Perché è a scuola? Tutti quelli che sono stati cacciati vogliono tornare. Non mi piace questo. Non capisco, che ci fa qui il prof Mike? Non lo so, Dima. Professore, la sto ascoltando, che voleva dirmi? Beh, Diana, ti voglio chiedere perdono. Professore, perdono, tutto è deciso, non possiamo tornare indietro. Giada, hai sentito? Il professore sta cercando di scusarsi. Laila, non dovevamo lasciare Diana da sola. Anche gli altri inizieranno a scusarsi e lei li perdonerà tutti e tutto tornerà come prima, non voglio che accada. Suggerisco di trasferirci a casa di Diana e controllare ogni sua mossa. Sì, è la cosa migliore da fare. Non capisco, il prof lavora ancora qui dentro? Sta cercando di recuperare la situazione. Secondo me il prof è davvero bravo e poi ci ha sempre lasciato pochissimi compiti, lo sai. Ed ecco perché ti chiedo scusa. Perdonami se ti ho dato della traditrice, sono davvero stupido. Anzi, uno scemo. Professor Mike, il suo prestito è l'unico motivo per cui vuole scusarsi. Chiederebbe ancora perdono se non fosse per questo? Certo che lo farei. Guardate come cerca di convincerla, vuole tornare davvero. Spero che Diana non lo perdoni. Potrei riavere il mio posto, Diana. Professore, non posso darle una risposta ora. Devo pensarci su, arrivederci. Le farò sapere. E ti prometto che sarò il migliore insegnante del mondo. Ok, a presto. E che non ti farò mai più del male. Diana, dobbiamo parlare. Assolutamente, vieni. Cavolo, volevo parlare con Diana quando quelle due l'hanno portata al cesso. Meglio che stai un po' zitto, vista la situazione a scuola, no? Diana, che stai facendo? Hai davvero intenzione di perdonarlo e anche gli altri? Non capisci che non abbiamo bisogno di loro? Sì, Diana, ormai abbiamo deciso ed è la decisione giusta. Ragazze, quale decisione giusta? Non capite che il professore non è così male, è carino in fondo. D'accordo, Diana, devo dirti una cosa. Abbiamo deciso che vivremo insieme con te per evitare che tu commetta degli errori. No, ragazze, grazie, ma non vivrete con me, è troppo. Inoltre, ora io devo andare a prendere mia sorella a scuola. Diana, se li perdoni di nuovo, si abitueranno a fare così. Ragazze, la verità è che io non li ho ancora perdonati. A proposito, Simone è venuto a scusarsi? No, c'erano solo le squadre Bunny, le rane e i perdenti. Quindi non gli importa niente che l'abbia cacciato, non sta nemmeno cercando di tornare qui. Allora è meglio così.
Alleluia! Finalmente ci sei arrivata. Diana, non c'è bisogno di far tornare nessuno. Staremo di nuovo insieme come una volta. Solo noi. Ti prego, Diana. Ok, ragazzi, ora basta. Vado a prendere mia sorella a scuola. Lo sapevo che oggi non dovevo venirci a scuola, lo sapevo. Beh, professore, ha parlato con Diana. Le ho detto cose brutte su di noi perché non ci lasciasse tornare, scommetto. Lo vedo dai suoi occhi, vedo tutto quanto. Penso che non abbiate nessuna possibilità, voi. Certo che siete proprio degli studenti. Professore, le ha parlato di noi, anche noi vogliamo scusarci. Tranquille, al momento non è cambiato proprio nulla. Non l'ha fatto? Beh, se non l'ha permesso al professore, non lo permetterà neanche a noi. Penso sia ora di andare. Io non sono stata ancora cacciata, quindi resto qui fino alla fine. A me Diana ha detto che ha bisogno di tempo per pensarci. E noi? Avremmo dovuto chiederle scusa insieme. Stavamo imparando le battute, avevamo un accordo. Beh ragazzi, chiamatela, mandatele un messaggio, chiedete scusa. Non sono io a decidere. Non ci credo. Ok ragazzi, io so come tornare qui. Ho un'idea, allora chi è con me? Noi! E anche io. Bunny, ecco un pochino d'acqua per te. Diana, mi sono cambiata come volevi tu. Hai fatto bene, Dana. Non devi rimanere con i vestiti di scuola. Allora cosa vuoi bere? Com'è andata oggi? Diana, è stata una giornata come sempre. Io prendo il tè e i biscottini, per favore. Bene. Diana, com'è andata la tua giornata, invece? Oh. Ho avuto una giornata terribile, vorrei averla saltata la scuola oggi. Dana, credo che io e Simone abbiamo rotto per sempre. Beh, Diana, è molto triste. Ci metti anche un po' di latte nel mio tè? Sai, Dana, tutti i ragazzi che sono stati cacciati sono tornati oggi. Volevano scusarsi con me perché volevano tornare. Ma sai chi non è venuto? Simone. E sai perché? Perché a lui non importa proprio niente di me. Diana, qual è il problema? Hai Dima? È un calciatore, puoi uscire con lui. No, Dana, grazie. Con Dima è tutto finito. Ma Simone, non importa niente di me. Ma chi sarà? La mamma che torna dalla manicure. Non dire a mamma dei miei problemi. Lo giuro. Simone, che ci fai tu qui? Ciao. Voglio scusarmi, Diana. E voglio tornare a scuola. Ok, entra. Senti, sei venuto qui per scusarti perché vuoi tornare a scuola o per qualche altro motivo, eh? Beh, Diana, la cosa è che i miei genitori mi hanno sgridato e mi hanno detto di tornare subito a scuola. Ah, i tuoi genitori ti hanno sgridato perché ti hanno cacciato, lo capisco, Simone. Io e i miei genitori abbiamo scelto insieme questi fiori e quest'orso. Posso tornare a scuola, ti prego, Diana? Ah, l'hai scelto insieme ai tuoi? Ho capito, pensavo ti saresti scusato per averci provato con Nate per tutto quello che hai fatto a scuola, invece ma no. Ma quello è ovvio. Beh, voglio solo tornare a scuola e ti assicuro che posso rompere con Nate esattamente quando vuoi. Simone, ma tu vuoi rompere con lei? Oh, ciao Simone! Che bei fiori! Quell'orso è per me! Ciao, Dana! Dana, torna dentro, prendi il tè. Dobbiamo parlare da soli. Simone, io tifo per te, ok? Ah, la mia sorellina è sempre così curiosa. Diana, allora mi perdoni. Lo sai che mi sento a disagio con questi fiori e quest'orsetto. Simone, la mia risposta... Eh? Simone, non lo so. Ragazzi, che devo fare? Che ne pensate? Dovrei perdonarlo? È così problematico e ha anche iniziato a frequentare Nat. Simone, non posso risponderti ora. Devo riflettere. Riflettere? Riflettere, Diana. Ti ho portato questi fiori. Qualsiasi altra ragazza mi avrebbe perdonato. Simone, io non sono una ragazza qualsiasi e mi hai davvero, davvero ferita. Ragazzi, iscrivetevi al canale. Mettete un like e aspettate di vedere come finisce. Ciao! When I'm on a